Buongiorno, oggi si fa colazione e poi cascate di Combsì. Per fare colazione mi sono messo qui in questo posticino al sole perché la mattina a Luang Prabang fa veramente freddo, la notte la temperatura scende sotto i 18 gradi sicuramente. Questo si chiama Mok Pla ed è uno dei piatti più buoni che ho mangiato in Laos, spettacolare, pesce cotto dentro nella foglia di banana e c'è un sacco di lemongrass, spettacolare. Ok, sono qui nell'agenzia di viaggio e sto prendendo il biglietto per domani per Bang Pieng al prezzo di 120.000 kip, che sono circa 12 euro, e adesso prendo anche un motorino al prezzo di 100.000. Al prezzo di 100.000 kip, che sono circa 10 euro, un pochino di più. Anche se non conosco il modello, per fortuna questo qui è un Honda, che è sempre una garanzia. Appena arrivato alle cascate di Guangxi Waterfalls, ho parcheggiato il motorino lì insieme agli altri motorini. Il costo del parcheggio è 2000 kip. Ho dovuto fare 20.000 kip di benzina, 100.000 mi è costato l'affitto del motorino per una giornata intera e adesso vediamo quanto mi costa l'entrata alle cascate. Costo dell'ingresso alle cascate 20.000 kip, 2 euro. Ed eccoci arrivati alle cascate di Guangxi. Dieci anni fa quell'albero saliva su così e c'era attaccata una specie di liana, una corda dalla quale si poteva fare un salto e atterrare al centro del lago. Io l'ho fatto 10 anni fa. Anche se c'è un sacco di gente che fa il bagno, gli ho toccato l'acqua ed è ghiacciata, ve lo posso assicurare. Ok, magari non ghiacciata, però molto molto fredda. Il sentiero qua è abbastanza ripido per arrivare su in cima alle cascate. Questo è il laghetto da cui parte la cascata, che poi si va a gettare oltre quella staccionata giù. Adesso provo a far volare il drone sopra le cascate. Vediamo se riesco a non perderlo. Vale sicuramente la pena salire fino su in cima alle cascate perché c'è molta meno gente ed è tranquillissimo. C'è un boschetto silenzioso molto carino con un sentiero che non so bene dove porta. Adesso andiamo a scoprire dove porta.
strada, ho visto che stavano coltivando dei campi ed ero curioso di vedere che cosa coltivano qui. Adesso vi faccio vedere. Vegetali li vende a 5.000 kip per chilo, circa 50 centesimi. Adesso ho trovato un mercato lungo la strada che voglio andare ad esplorare. Come in tutti i mercati del sud-est asiatico, si sente sempre un fortissimo odore di salsa di pesce.